Incredibile, ma vero? Oggi mi sono ricordato di togliere Audacity. Vedete, sto migliorando. È l'estate che arriva e soprattutto il nuovo episodio della serie in cui racconto le vostre carriere che torna. Perché erano 2 o 3 settimane che non usciva questo format. Mi è mancato, onestamente, è mancato a me in primis. Immagino anche a voi, quindi vi ricordo di commentare qui sotto raccontandomi una vostra carriera. Oggi, però, come avete intuito dal titolo e dalla copertina, vi racconto una nuova squadra italiana. Dopo il Bologna di Paolo nel primo episodio, dopo la Juve Stabia di Nicola nel terzo, in mezzo c'era stato il Newcastle di Francesco, oggi torniamo in Serie A e ci spostiamo sempre in Emilia-Romagna, ma sponda Sassuolo. Partiamo! Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo episodio della serie in cui racconto le vostre carriere. Vi ho già fatto il preambolo iniziale. Prima di partire mi limito soltanto a ricordarvi di seguirmi su Instagram, cosa importantissima per rimanere più in contatto con me, ma non è l'unico modo, perché da qualche settimana ho riattivato, anzi rifondato, un gruppo Telegram e quindi lo trovate in descrizione, c'è il link proprio, comunque si chiama Fede Marconi, se volete insomma mi trovate, parliamo, ci divertiamo, parliamo di tutto. Lì mi avete aiutato a strutturare la nuova serie che abbiamo costruito in live in questo fine settimana e che partirà giovedì. Quindi rimanete attivi sul canale, vi lascio nelle schede il video di presentazione. Detto questo, dopo Paolo, Francesco e Nicola, oggi è il turno di Diego. Raccontiamo la sua carriera, una carriera naturalmente su FIFA 20, che ha scelto di fare con il Sassuolo. In terra emiliana, ovviamente gli obiettivi non sono troppo ambiziosi, perché il Sassuolo ha sì fatto molto bene con Eusebio Di Francesco, arrivando anche a qualificarsi in Europa League, mai in Champions, e naturalmente la qualificazione nella principale competizione europea non è neanche questa volta l'obiettivo della società, che infatti, per quanto riguarda la Serie A, dà come scopo principale di stagione un terminare a metà classifica. Per quanto riguarda invece il contesto europeo, l'obiettivo è programmare e quindi raggiungere una qualificazione almeno in Europa League nel giro di 2 stagioni. Insomma, comunque obiettivi fattibili perché siamo su FIFA, ma attenzione perché i sogni di gloria di Diego naturalmente sono più ambiziosi, è ovvio. Intanto si parte da un calciomercato che prima di tutto, vi leggo qui, riporta in casa Sassuolo alcuni giocatori a rientro dal prestito, perché ad esempio tornano Ricci, Di Francesco, Lirola, Frattesi, ma soprattutto Sensi dall'Inter e Duncan. Cioè, non soprattutto Sensi e Duncan, soprattutto Sensi. E poi torna anche Duncan, per carità, grande giocatore, ma non a livello del primo. È un Sassuolo che però si muove tanto sia in entrata che in uscita, al di là del contesto prestiti. Tant'è vero che arrivano Krejci per 3 milioni dal Bologna, Younes per 8 milioni e mezzo dal Napoli, diventando così l'acquisto più oneroso dell'estate, Castrovilli per 5 milioni dalla Fiorentina e Baku dal Mainz per 2 milioni e mezzo. Un mercato realistico, ma al tempo stesso orientato a far crescere, ad ampliare e ad arricchire anche l'aspetto tattico e tecnico della rosa. Attenzione, perché ovviamente ci sono anche delle uscite. Il primo a partire è proprio uno dei ritorni dai prestiti, vale a dire Federico Di Francesco, che è anche la cessione più onerosa, 13 milioni, destinazione Germania, Bayer Leverkusen. Altra cessione post rientro dal prestito è quella di Ricci, 5 milioni e mezzo al Racing. Ora, cosa capiamo da questo calciomercato di Diego? Che c'è compravendita. La compravendita ha un po' riassunto il tutto e ha caratterizzato un mercato che non è ancora finito. Perché a proposito di compravendita ci sono proprio degli scambi e quindi dei giocatori che continuano ad arrivare. Uno scambio importantissimo, forse il più interessante del panorama estivo, è Duncan Tonali. Duncan, l'ultimo a rientrare dal prestito. Tonali, chiaramente non servono presentazioni, è uno dei giovani più interessanti del panorama europeo, non soltanto italiano, lo sapete, nella realtà su di lui ci sono Juventus e Inter su tutte, però in un universo parallelo lui sceglie di fare ancora più esperienza, crescere. Ma non è finita qui, perché tra gli scambi spiccano anche Obiang Duarte e poi Ferrari sacrificato per arrivare a Ndicka. Insomma, un totale di spesa di calciomercato estivo che è di 48 milioni spesi, ma di 32 milioni di incassi, quindi ripeto, c'è stata compravendita orientata a far crescere il brand, a far crescere il club, e allora si può cominciare con la vera stagione. Stagione che vede come prima partita ufficiale quella di Coppa Italia contro il Cittadella. Siamo al secondo turno. L'obiettivo stagionale per questa competizione è di arrivare ai sedicesimi di finale, quindi di base vincere una sola partita, che il Sassuolo vince a fatica perché si passa soltanto 1-0.
contro il Cittadella. Però comunque già il primo obiettivo stagionale in teoria è stato raggiunto. Quel che verrà in Coppa Italia sarà tanto di guadagnato. Spostiamoci però in Serie A, dove il campionato inizia, devo dire, molto bene e contro qualsiasi tipo di pronostico, perché nelle prime 4 giornate arrivano 2 pareggi immediati. Poi il crocevia fondamentale della stagione, la partita che sposta un pochino le gerarchie e che fa capire che il Sassuolo quest'anno fa sul serio, arriva alla terza giornata, perché ci troviamo all'Olimpico contro la Roma e sorprendentemente gli uomini di Diego vincono all'Olimpico per 1-0. È già un'impresa, la prima dell'anno. Adesso bisogna confermarsi, continuare a far bene. E infatti il Sassuolo vince contro la Spal per 3-0, ma è anche una giornata negativa, perché si fa male Ndika, l'ultimo arrivato, ve lo ricordate lo scambio con Ferrari? Ebbene, starà fuori per 7 settimane, praticamente per 2 mesi, e quindi andrà sostituito a dovere. Manco a farlo apposta, nel turno successivo arriva la prima sconfitta in stagione, e chiaramente in campionato, siamo alla 5ª giornata e i neroverdi cadono al Tardini contro il Parma. Bisogna reagire e allora arriva un'altra vittoria contro una vittima illustre, soprattutto perché nella realtà in questa stagione sta facendo un'impresa dopo l'altra. Vi parlo dell'Atalanta. Questa sarà anche la prima di 5 vittorie consecutive che arriveranno in ordine contro Brescia, Inter, Verona e Fiorentina. E le prime 10 giornate sono archiviate. È un grande Sassuolo quello che stiamo vedendo. È un Sassuolo in zona Champions. Però è presto per tirare giudizi, lo sapete. Quante volte nella realtà anche siamo stati abituati a vedere partenze importanti, il Cagliari per esempio quest'anno, che poi però hanno portato a crolli improvvisi magari nella seconda parte di stagione o comunque alla fine del girone d'andata e addirittura, come nel caso del Cagliari di quest'anno, agli esoneri dei rispettivi allenatori. Vedremo se questo Sassuolo sarà in grado di tenere, di continuare a riconfermarsi settimana dopo settimana. Qui arriva uno stop, e si tratta di uno stop beffardo. Dopo 5 successi di fila, infatti, il Sassuolo è avanti 2-0 al Via del Mare contro il Lecce. Sembra già chiusa, ma il Lecce, come nella mia carriera tra l'altro, non molla mai. Segna un gol all'85esimo e un altro al 91esimo. È parità, è 2-2. Secondo pareggio in 11 giornate per i neroverdi, non è male da un punto di vista di statistiche, ma sicuramente la beffa si fa sentire. La cosa bella del calcio però è che ti offre prima o poi sempre la possibilità di controbattere, di rifarti, e spesso lo fa anche in modo poetico. Tanto è vero che la 12ª giornata di campionato è quella del derby. È il momento di Sassuolo-Bologna, si gioca al Mapei ed è una partita inchiodata proprio sul 2-2 fino al 91esimo. Poi Grégoire Defrel fa impazzire i tifosi neroverdi, fa 3-2, il Sassuolo di Diego torna a vincere facendolo nel derby e nel modo più poetico in assoluto. E questa è la prima di 2 vittorie molto pesanti, perché la seconda arriverà la domenica successiva, vale a dire la 13ª giornata, in casa contro la Lazio. Insomma, il Sassuolo è tornato a vincere, il Sassuolo gioca, il Sassuolo dà la sensazione di saper reagire anche alle normalissime difficoltà presenti in una stagione. Quelle che, tanto per cambiare, come vi dicevo prima, possono compromettere il cammino di una squadra non abituata ad affrontarle. I neroverdi di Diego però lo fanno e alla 14ª giornata si presentano allo Stadium contro la Juventus con l'obiettivo di far bene. Poi quel che uscirà dalla partita sarà tanto di guadagnato. L'importante sarà giocare a viso aperto contro gli 8 volte campioni d'Italia. Il Sassuolo lo fa, però stavolta va meno bene. La Juve segna un gol, ne segna 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Il Sassuolo soltanto 1. Finisce 7-1 allo Stadium. Ed è una sconfitta pesantissima. La seconda in campionato. Però, diciamo che è una sconfitta che ne vale 3 per i gol incassati, per le problematiche evidenziate. Tra l'altro una giornata che passerà probabilmente alla storia per la prima tripletta italiana di Adrien Rabiot, forse la sua unica in carriera, e quindi va bene così. Insomma, il Sassuolo deve ancora reagire, deve farlo in un momento delicato della stagione. Bisogna giocare la 15ª giornata, siamo a ridosso di dicembre, sotto Natale, rush finale prima della pausa, e poi si riprenderà con la seconda parte di stagione, senza dimenticare che c'è anche una Coppa Italia in questo momento che ti concede di giocarti un 16esimo di finale e poi si vedrà. È una sconfitta, quella contro la Juventus, che
inevitabilmente lascia delle scorie. Tant'è vero che la domenica successiva il Sassuolo rischia di perdere nuovamente in casa contro il Cagliari, riuscendo però sempre con De Frel, l'uomo dell'ultimo minuto, a pareggiare proprio all'89esimo, evitando così la seconda sconfitta di fila. Seconda sconfitta in tre partite che arriva comunque, perché sul campo del Milan a San Siro, quindi contro un'altra big di nuovo in trasferta, arriva una sconfitta, anche qui pesante ma non come quella dello Stadium, perché finisce come leggete 4-2, comunque 4 gol incassati, comunque non si è ancora pronti a certi livelli, quindi il realismo c'è, ovviamente se giochi contro le big, pila sveglia, perdonatemi il romano, però è per farvi capire il senso. Ma è un Sassuolo che non deve mollare, perché al di là di queste due sconfitte in tre partite la classifica è ancora positiva. Per carità, sono state due sconfitte, soprattutto la seconda contro il Milan, decisive per portar fuori dalla zona Champions il Sassuolo, che adesso è quinto, e adesso bisognerà soffrire ma tenere almeno fino a gennaio, almeno fino alla fine del girone d'andata. Prima di tutto ci sono i sedicesimi di finale di Coppa Italia. L'avversario è ancora il Bologna, sarà ancora derby, e stavolta finisce 1-0, semplicemente, non 3-2 al novantesimo, una vittoria di misura, stavolta al Dall'Ara. Poi ci sono le ultime tre giornate del girone d'andata. Due pareggi, il primo per 2-2 in casa contro il Napoli, il secondo per 0-0 sul campo del Genoa, tra l'altro qui Diego mi ha scritto Perin infame, quindi probabilmente il Sassuolo ha dominato senza riuscire a vincere. Però è un Sassuolo che si rifà proprio negli ultimi 90 minuti del girone d'andata, vincendo 2-0 contro l'Udinese. Quindi, metà stagione se n'è andata. Tirando le somme, quinto posto in campionato, è un Sassuolo a 36 punti, a meno 2 dalla Lazio quarta, mentre volano Inter, Milan e Juve, che sono le prime tre. E poi è anche un Sassuolo che si giocherà un ottavo di Coppa Italia in casa del Torino. Vedremo come andrà, tra l'altro ottavo che si giocherà subito, adesso proprio, freschi, prima di ricominciare il girone di ritorno. A Torino, dove tra l'altro aveva avuto sede la prima giornata di campionato ed era finita 1-1 tra i Granata e gli Emiliani, stavolta finisce 0-3, non c'è partita. Il Sassuolo continua a stupire in una stagione estremamente positiva e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. L'avversario sarà il Napoli. Si giocherà al San Paolo, dopo il 2-2 del Mapei di qualche settimana fa in campionato, stavolta sarà più difficile, anche perché il Napoli, quest'anno tra l'altro ha vinto la Coppa Italia proprio nella realtà, ma è comunque storicamente una squadra che può far bene. Comunque sia, Napoli che verrà affrontato tra due settimane. Prima ci sono due giornate di campionato, la prima è ancora contro il Torino, già battuto 3-0 in Coppa Italia e ribattuto 2-1 in campionato. La seconda è un altro 2-1, ma stavolta negativo, sul campo della Samp. Vincono dunque i blu cerchiati e il Sassuolo di Diego non si presenta nel modo migliore alla sfida di Coppa Italia contro il Napoli, che maledettamente finirà ancora così. Finirà ancora 2-1, seconda sconfitta identica del Sassuolo, sconfitta pesantissima perché il secondo gol del Napoli, segnato da Lozano, arriva al 91esimo. E quando vi dico che il calcio dà e toglie, se in stagione ha portato già dolori e poi tante gioie al Sassuolo, adesso è nuovamente il momento dei dolori. Si esce dalla Coppa Italia. Voi già pensavate a un bis del Bologna che vince la Coppa Italia, a un quasi bis dello Juve Stabia che in finale vedremo poi come andrà. No! Il Sassuolo di Diego esce ai quarti di finale di Coppa Italia, hai visto, a volte la vita purtroppo ti porta a questo. 2-1 che però in questo momento è un risultato maledetto, perché contro la Roma, battuta all'Olimpico alla terza giornata, stavolta alla 22esima e al Mapei, arriva una sconfitta, ovviamente per 2-1. Niente, va di moda sto periodo il 2-1, ma comunque è il momento di chiuderlo questo capitolo, perché la giornata successiva, la 23esima, viene vinta, e questa già è un'ottima notizia, poteva finire anche 14-12, ma finisce 1-0, sobriamente, sul campo della Spalla, e quindi è un Sassuolo che torna a vincere, è un Sassuolo che però ha perso tanti punti nelle ultime giornate, e quindi deve ricominciare a inseguire quello che a tutti gli effetti diventa il sogno Champions League. Non è obbligatorio, perché comunque la società come obiettivo ha dato il metà classifica fatidico, no? Però Diego sogna, Diego è ambizioso e lotterà fino alla fine per raggiungere quel quarto posto.
Dopo la SPAL, il Sassuolo batte anche il Parma, l'Atalanta e il Brescia. Altre 3 vittorie, 4 consecutive e poi una sconfitta che arriva in casa dell'Inter alla 27esima giornata. Ed è una sconfitta che fa esultare non solo i tifosi nerazzurri, ma anche quelli partenopei, perché adesso il Napoli si sta avvicinando. Vi ricordate i 2 punti di distacco a fine girone d'andata? Bene, ci sono stati 1000 cambiamenti, ma adesso il Napoli è di nuovo vicino. Il Sassuolo sente la pressione, riesce a vincere le 2 partite successive, ma poi pareggia contro il Lecce, come all'andata, anche se stavolta per 1-1 cambia poco. Comunque è un pareggio in questo momento pesante, perché è questa l'occasione che aspettava il Napoli. Adesso c'è il sorpasso. I partenopei sono al 6° posto in classifica. Il Sassuolo, che era 5° alla 19esima giornata, adesso è 7°. Adesso è più lontano dal sogno Champions. Ma come nel girone d'andata, la svolta arriva nel derby. Finì 3-2 al 91esimo all'andata. Stavolta non finisce al 91esimo, ma 3-2. Tra l'altro, terza vittoria in 3 derby stagionali. Diego fa godere il popolo neroverde. Andiamo avanti, perché dopo i rossoblù, come all'andata, si batte la Lazio. E la si batte per 1-0. Stesso risultato rifilato alla Roma. All'Olimpico il Sassuolo sorride. E poi adesso, se ricordate a memoria il calendario, è il momento, sarebbe quantomeno il momento, di vendicare una sconfitta pesantissima in stagione, la più pesante, perché all'andata con la Juve finì 7-1 all'Allianz Stadium. Qui è altra musica, si gioca al Mapei, la Juve ha fame perché sogna il 9° scudetto consecutivo, ma la fame ce l'ha anche il Sassuolo, che sogna un clamoroso 4° posto, lontano in questo momento. Ma nel calcio, sapete, a volte le cose cambiano in poco tempo, a volte una sola vittoria, magari pesante, può spostare un'intera stagione. E quel momento è arrivato. Il Sassuolo va sotto in casa contro la Juve, ma l'aria che si respira, la musica che si respira è tutt'altro che negativa. Prima il Sassuolo pareggia con De Frel, poi al minuto 92 il capitano Domenico Berardi fa 2-1, fa esplodere un popolo che vendica la sconfitta per 7-1 all'andata, ma non è importante. Fa esplodere un popolo perché si batte la Juventus e si risorpassa il Napoli. In questo momento il Sassuolo è nuovamente 6° alla 33esima giornata, la classifica momentanea è questa qua. 34esima giornata, alla Sardegna Arena il Cagliari ospita il Sassuolo in un pomeriggio in cui succede di tutto. I rossoblù partono benissimo, nel giro di 24 minuti segna prima il Ciolito Simeone e poi Rajana Ingolan, 2-0. All'intervallo Mister Diego dà una strigliata clamorosa ai suoi, ma soprattutto effettua 2 cambi, dentro De Frel e Castrovilli, via con la ripresa. Tra il 56esimo e il 65esimo, doppietta di Grégoire De Frel, Sassuolo nuovamente sul livello del mare. È che non basta ancora, è già una rimonta importante, però bisogna segnare il 3-2. È un obiettivo talmente forte per il Sassuolo, che ha voglia di vincere e che ha tanta pressione addosso, che addirittura il gol non lo fa, lo subisce. Da Paloschi, nello specifico, a 20 dalla fine, doccia fredda, freddissima, gelata. È un gol, quello di Paloschi, che ucciderebbe qualsiasi squadra, calcisticamente parlando. Non il Sassuolo di Diego, non in questo momento. Minuto 86, ci pensa Tonali a fare 3-3. A riportare tutto sul livello del mare, tutto in parità, a riportare la situazione come fino al gol di Paloschi. Non basta ancora, lo sappiamo, e come contro la Juve c'è l'esultanza finale. Come contro la Juve arriva un gol oltre il 90esimo, stavolta pensate non al 92 ma al 94. E stavolta non è Berardi a far esultare i neroverdi, è l'altro giocatore che era entrato all'intervallo, è Gaetano Castrovilli, arrivato in estate dalla Fiorentina. E che segna il 7° gol totale di un pazzo pomeriggio alla Sardegna Arena, il 4° della sua squadra, ma è soprattutto un gol che disegna nuovi scenari per la Champions. In questo momento i neroverdi sono 5°, sorpassando i giallorossi, a più 1 sulla Roma, ma soprattutto a meno 2 dalla Lazio, che è 4°. Gli scontri diretti si sono già giocati, li ha vinti entrambi il Sassuolo, quindi i punti di distacco sono 2 e basterebbero, in caso di parità alla fine della stagione, per essere aritmeticamente 4°. Adesso mancano altre 4 partite, altre 4 finali per il sogno di Diego e i suoi ragazzi.
Neanche il tempo di esultare che arriva una notizia pessima dall'infermeria. Perché in allenamento, neanche in partita, in allenamento si fa male consigli. L'infortunio non è grave, si tratta di una lesione al tendine del ginocchio, la prognosi 7 giorni di stop. 7 giorni che però non bastano per farlo rientrare in vista di Sassuolo-Milan della 35esima giornata. Tra i pali, contro i rossoneri, dovrà giocare Turati, che è esordito in Serie A, ricorderete, nella realtà, contro la Juventus difendendosi bene, ma che su FIFA ha soltanto 60 di overall. 60. E non è tanto, eh. Sassuolo-Milan può diventare la partita che ti porta all'inferno se la perdi. La partita che interrompe qualsiasi tipo di sogno. Una gara che peraltro il Sassuolo ha perso all'andata. È altra musica anche qui, l'avrete sicuramente capito. E allora non vi sorprenderete quando vi dirò che il Sassuolo vincerà la partita. Forse non vi sorprenderete neanche quando vi dirò che la vincerà per 1-0 al 91esimo. Un'altra vittoria all'ultimo respiro. Ecco, io credo che vi sorprendiate non poco, perché vi sto per dire che il gol, io non so come sia possibile ma sta scritto qui, lo segna Turati. Ora, caro Diego, te lo chiedo pubblicamente, gli hai fatto battere rigore? Perché il portiere che sale in area di rigore io su FIFA me lo ricordo solo quando sei sotto, non quando sei in parità. Potrei sbagliarmi, però segna Turati! Segna Turati contro il Milan, il Sassuolo vince 1-0, signori! Vincono anche Roma, Napoli e Lazio. 36esima giornata, dai rossoneri agli azzurri, ai partenopei, si va al San Paolo, che è stato già lo scenario di un'eliminazione in Coppa Italia per il Sassuolo, ma che oggi e in questo momento è lo scenario di un 1-3 per i neroverdi. Il Napoli è praticamente fuori dal discorso qualificazione in Champions. Domenica successiva, la penultima domenica della stagione, la 37esima giornata mette di fronte Sassuolo e Genoa, finisce 2-0. Il Sassuolo è sempre quinto ed è sempre a meno 2 dalla Lazio. Qualcosa cambia però, perché la Roma non vince, pareggia la sua partita. E il più 1 del Sassuolo diventa un più 3, che aritmeticamente significa Sassuolo sicuramente in Europa League. È già un grande risultato, è già un grande traguardo per una stagione estremamente positiva, che ha presentato a tutti un nuovo Sassuolo. Un Sassuolo che avevamo conosciuto con Di Francesco, che ci aveva fatto innamorare ancora prima dell'Atalanta di Gasperini. Ma il Sassuolo di Diego in questa stagione ha fatto incredibilmente meglio. Una stagione che non è ancora finita e che può essere coronata con il vero e proprio sogno. Perché gli ultimi 90 minuti si giocano su due campi. Sassuolo-Udinese da una parte e, pensate, Napoli-Lazio dall'altra. Sapete che cosa deve succedere. La Lazio può pareggiare o perdere e il Sassuolo, se vince, è in Champions. Siamo un po' tesi, siamo leggermente tesi. Siamo talmente tesi che l'inizio di partita del Sassuolo di Diego è shock, perché l'Udinese segna dopo 6 minuti. Insomma, l'emozione in queste finali, perché è una finale, non deve giocare brutti scherzi. Non può rovinare un'intera stagione. E infatti a cancellare qualsiasi tipo di ansia, di paura, è il pareggio che Boga segna al 15esimo. Pochi minuti dopo, e l'importante, anzi l'aspetto fondamentale, è stato quello. Aver pareggiato subito. 1-1 col quale si chiuderà anche il primo tempo. Non solo a Reggio Emilia, anche al San Paolo di Napoli, tra Napoli e Lazio. C'è una ripresa. E il sogno è segnare un gol in casa Sassuolo. Magari ne segnasse anche uno il Napoli. Però poi, se al San Paolo rimane così, ci sono gli scontri diretti, no? In caso di pari punti in Champions ci va il Sassuolo. Al minuto 71 arriva il gol di Locatelli, Sassuolo 2, Udinese 1, ed è un gol che chiude la stagione dei neroverdi. Il Sassuolo ha vinto, il Sassuolo batte l'Udinese. Adesso vediamo che succede al San Paolo, ve lo dico con estrema calma. Il Napoli batte la Lazio 2-1, il Sassuolo è a più 1 sui biancocelesti dopo 38 giornate di campionato. Il Sassuolo di Diego è in Champions League. Un qualcosa di pazzesco, di fuori di testa. Ma la classifica a questo punto ve la leggo, perché la Juventus è ancora campione con 95 punti. Gli stessi dell'Inter, qui ha influito evidentemente il discorso scontri diretti. Il Milan a 91, che era
ormai fuori dalla lotta a scudetto, forse proprio con quella sconfitta contro il Sassuolo firmata Turati. Poi appunto i neroverdi a 82, la Lazio a 81, la Roma sesta a 77. Poi il buon Diego mi scrive anche la classifica marcatori, stravinta da Ronaldo con 31 gol, quella degli assist man stravinta da Dybala con 18, mentre quella casalinga, che riguarda appunto i neroverdi, vede stravincere De Frel, 17 gol e 11 assist, grandissima stagione per il francese, che è stato uno dei trascinatori principali di questo Sassuolo per il sogno quarto posto, il sogno che è diventato realtà per un Sassuolo, quello di Diego, che si giocherà, ricordiamo, la Champions League. E a questo punto magari ve la raccontiamo.